Giuliana Gemma. Un nome che si sussurra nei corridoi del cinema italiano. Figlia del leggendario Giuliano Gemma, uomo che ha incarnato lo spirito degli spaghetti western, Giuliana ha scelto una strada diversa da quella della sorella, Vera Gemma, che ha seguito le orme paterne. Ha dedicato la sua vita a lavorare dietro le quinte, custode silenziosa dell'eredità del padre. Questa è la storia di Giuliana Gemma, una donna che ha trovato la sua luce lontano dai riflettori. La vita di Giuliana è stata intrecciata alla magia del cinema fin dall'inizio. La sua infanzia è stata cullata dagli echi di copioni letti a voce, dal trambusto degli strumenti di scena, dall'eccitazione palpabile di un mondo in creazione. Eppure, si è sempre sentita attratta dal lato più discreto del cinema, dai meccanismi complessi che danno vita alle storie. Quella di Giuliana è una storia di forza silenziosa e incrollabile dedizione. Una testimonianza della potenza della famiglia e dell'eredità duratura di un nome che continua a risuonare tra gli amanti del cinema di tutto il mondo. Accompagnateci alla scoperta della vita di Giuliana Gemma, una donna che ha abbracciato l'ombra, mantenendo viva la fiamma cinematografica della sua famiglia. L'infanzia di Giuliana Gemma è stata tutt'altro che ordinaria. Cresciuta in un ambiente ricco di cultura e storia, la sua vita è stata un continuo susseguirsi di esperienze uniche e affascinanti. Nata in una famiglia intrisa del mondo del cinema italiano, è cresciuta circondata dal fascino e dall'eccitazione dell'industria cinematografica. Ogni giorno era un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo e meraviglioso. Suo padre, Giuliano Gemma, era una vera e propria star, con i suoi lineamenti scolpiti e la sua presenza magnetica, che hanno illuminato gli schermi in Italia e non solo. La sua carriera è stata un esempio di dedizione e talento. I suoi ruoli in iconici spaghetti western come Una pistola per Ringo e I giorni dell'ira lo hanno consacrato nella storia del cinema. Questi film non solo hanno definito la sua carriera, ma hanno anche lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale. La madre di Giuliana, Natalia Roberti, era a sua volta una figura di spicco. Con la sua eleganza e il suo carisma, ha saputo conquistare il rispetto e l'ammirazione di molti. Sceneggiatrice di talento, possedeva un'intelligenza acuta e una profonda conoscenza dell'arte narrativa. Le sue storie erano piene di emozione e profondità, riflettendo la sua passione per la scrittura. Insieme, Giuliano e Natalia hanno creato una casa piena di creatività e amore. La loro casa era un luogo dove l'arte e la cultura erano sempre presenti, un rifugio per la mente e lo spirito. Le loro due figlie, Giuliana e Vera, sono cresciute immerse in questo mondo vibrante. Ogni giorno era un'avventura, un'opportunità per imparare e crescere. Nonostante i ritmi frenetici delle professioni dei genitori, Giuliana e Vera hanno condiviso un legame strettissimo. La loro complicità era evidente in ogni momento passato insieme. Hanno affrontato le sfide uniche della crescita sotto gli occhi del pubblico con grazia e un senso dell'umorismo condiviso. La loro capacità di rimanere unite e di sostenersi a vicenda è stata una delle loro più grandi forze. La loro casa era un rifugio, un luogo dove potevano essere se stesse, lontane dagli obiettivi indiscreti dei paparazzi. Qui potevano rilassarsi e godersi la compagnia l'una dell'altra. La gioventù di Giuliana è stata segnata da un profondo apprezzamento per le arti. Ogni libro letto, ogni film visto, era un'opportunità per esplorare nuovi mondi e idee. I suoi genitori le hanno trasmesso l'amore per il cinema, la musica e la letteratura, alimentando la sua curiosità e incoraggiandola a esplorare le sue passioni creative. Le discussioni in famiglia erano spesso incentrate su questi temi, arricchendo ulteriormente la sua formazione. Fu durante questi anni formativi che la strada di Giuliana iniziò a delinearsi, allontanandola dai riflettori e conducendola verso un diverso tipo di contributo cinematografico. La sua passione per il cinema non si limitava alla recitazione. Era affascinata anche dagli aspetti tecnici e creativi della produzione cinematografica. Decise di seguire le orme della madre,
dedicandosi alla sceneggiatura e alla regia. Questo nuovo percorso le permise di esprimere la sua creatività in modi nuovi e stimolanti, contribuendo a creare storie che avrebbero toccato il cuore del pubblico. La sua dedizione e il suo talento la portarono a diventare una figura rispettata nel mondo del cinema, proprio come i suoi genitori. La sua storia è un esempio di come le radici familiari possano influenzare e ispirare il percorso di una vita. Il mondo idilliaco della famiglia Gemma fu scosso nel profondo nel 1998, con la prematura scomparsa di Natalia Roberti. La perdita di una madre è sempre un evento devastante, ma per le sorelle Gemma fu un colpo particolarmente duro. Giuliana, ancora giovane, si ritrovò a fare i conti con la profonda perdita della madre. Fu un periodo di immenso dolore, un'esperienza condivisa che avvicinò ancora di più Giuliana e Vera. Le due sorelle, nonostante la giovane età, dimostrarono una forza straordinaria. Le sorelle si sono fatte forza a vicenda, trovando conforto nei ricordi condivisi e nel legame indissolubile che avevano stretto fin dall'infanzia. Ogni momento passato insieme diventava un tesoro prezioso, un rifugio sicuro in tempi di dolore. Giuliana, sempre la più riservata delle due, si ritirò ulteriormente dalla vita pubblica, cercando conforto nell'abbraccio silenzioso della sua famiglia. La sua riservatezza divenne una forma di protezione, un modo per elaborare il lutto lontano dagli occhi del mondo. Vera, che aveva già iniziato a lasciare il segno nell'industria cinematografica, ha spesso parlato della forza e del sostegno che ha tratto dalla sorella in quel momento difficile. La sua carriera continuava a crescere, ma il legame con Giuliana rimaneva il suo ancoraggio. La presenza costante di Giuliana è stata fonte di conforto, un monito dell'amore e delle risate che avevano condiviso come famiglia. Ogni risata, ogni abbraccio, ogni momento insieme era un balsamo per le loro anime ferite. La perdita della madre ha avuto un profondo impatto su entrambe le sorelle, plasmando le loro prospettive e rafforzando la loro determinazione. Hanno imparato a vedere la vita con occhi nuovi, apprezzando ogni singolo istante. Giuliana, in particolare, ha portato il peso di questa perdita con dignità e riservatezza, onorando la memoria della madre attraverso la dedizione alla sua famiglia e al suo lavoro. Ogni gesto, ogni sforzo, era un tributo silenzioso alla madre che avevano perso. L'esperienza è servita come un duro promemoria della fragilità della vita e dell'importanza di custodire ogni momento con i propri cari. Le sorelle Gemma hanno imparato a vivere con il cuore aperto, abbracciando ogni giorno con gratitudine e amore. Mentre Vera Gemma abbracciava il mondo della recitazione, rapita dallo stesso fascino che aveva attirato il padre verso lo schermo, Giuliana sentiva un richiamo diverso. I riflettori non la attraevano minimamente. Giuliana era affascinata dai meccanismi complessi che si celavano dietro le quinte, dallo sforzo collaborativo che dava vita alle storie cinematografiche. La sua passione non era per la recitazione, ma per tutto ciò che accadeva dietro la telecamera. Si sentiva attratta dal lavoro di squadra, dall'energia creativa che si sprigionava quando le persone collaboravano per creare qualcosa di straordinario. La carriera di Giuliana nell'industria cinematografica è stata caratterizzata dalla sua predilezione per il lavoro dietro le quinte. Possedeva un occhio attento ai dettagli, una profonda conoscenza della struttura narrativa e un'innata capacità di entrare in sintonia con persone di ogni estrazione sociale. Queste qualità l'hanno resa una risorsa preziosa sul set, una collaboratrice fidata, in grado di destreggiarsi con grazia ed efficienza nel mondo spesso caotico del cinema. La sua attenzione ai dettagli era ineguagliabile. Ogni scena, ogni inquadratura, ogni dialogo passava sotto il suo attento esame. Non lasciava nulla al caso, assicurandosi che ogni elemento contribuisse alla narrazione complessiva. La sua profonda conoscenza della struttura narrativa le permetteva di vedere il quadro generale, di capire come ogni pezzo del puzzle si incastrava perfettamente. Era una maestra nel creare storie che catturavano l'immaginazione del pubblico.
La sua capacità di entrare in sintonia con persone di ogni estrazione sociale le permetteva di lavorare efficacemente con una vasta gamma di professionisti. Era rispettata e ammirata da tutti coloro che avevano il privilegio di lavorare con lei. Queste qualità l'hanno resa una risorsa preziosa sul set, una collaboratrice fidata, in grado di destreggiarsi con grazia ed efficienza nel mondo spesso caotico del cinema. Era una figura centrale, una presenza costante che garantiva che tutto funzionasse senza intoppi. Nel corso degli anni, Giuliana ha lavorato a una varietà di progetti, mettendo il suo talento al servizio di produzioni cinematografiche e televisive. Ogni progetto era una nuova sfida.